pubblico, mi fa anche molto piacere che ci sia un pubblico notevolmente folto, e anche se parliamo di un argomento che non è esattamente popolarissimo, anzi probabilmente abbastanza astuto, e quindi insomma non era scontato che, specialmente avendo a che fare oggi a Pesaro con un concorrente di tutto rispetto come l'attuale Presidente del Consiglio, insomma il fatto che la sala sia piena, non illudo naturalmente che questo significhi chissà quale popolarità da parte mia, ma insomma evidentemente c'è un bisogno di fare e un bisogno di parlare di qualcosa che non sia legato semplicemente all'effimero e all'appariscente, e questo direi che comunque incoraggiare. Venendo al merito del discorso che provo a fare stasera, non penso di fare proprio un discorso strettamente su Polanyi, è un discorso critico e espositivo di quest'autore. Partiremo ovviamente da lui, ne trarremo diversi spunti e soprattutto identificheremo degli aspetti del suo pensiero che sono di straordinaria, anche se non interamente riconosciuta, attualità, e la cui attualità probabilmente emergerà sempre di più nei prossimi anni. Chi è Karl Polanyi? Appartiene ad una straordinaria generazione di studiosi ungheresi, per lo più di origine ebraica ma non soltanto, che riescono a, nei vari campi, anche molto diversi tra di loro, ad emergere a livello internazionale, e tutti al di fuori del loro paese, per ragioni abbastanza ovvie se teniamo conto del contesto storico, daranno un contributo importantissimo ai più svariati campi della cultura. Giusto per limitarsi a tre nomi molto noti e di indubbia grandezza: Gheorghi Lukács e Károly Kereny appartengono alla stessa generazione e hanno un destino in parte simile. Lukács è sicuramente più noto di quanto lo sia Polanyi, anche se certamente il suo pensiero è oggi meno centrale di quanto fosse alcuni anni, o meglio decenni fa, quando il marxismo era ancora una teoria filosofica viva e vitale e sentiva il bisogno di un rinnovamento. Kereny è tutt'altro campo, è probabilmente il massimo studioso che vi sia mai stato di religione e mitologia dei greci, oltretutto grandissimo scrittore. Polanyi non è altrettanto grande come scrittore, forse non è neanche altrettanto grande come pensatore, però ha il merito non piccolo di essere totalmente controcorrente rispetto ad entrambe le grandi idee economiche o socio-economiche dei suoi tempi. E cioè, tanto un critico serrato, competente, con ottime argomentazioni e soprattutto di grande spessore storico del capitalismo, perlomeno del capitalismo liberista o neoliberista, ma ai suoi tempi si poteva dire liberista senza neo, ma altrettanto critico, più indiretto ma comunque altrettanto pregnante del marxismo. Vediamo un po' di che si tratta. La prima cosa da dire, se vogliamo collocarlo in maniera abbastanza generica, è che si tratta di un grande storico dell'economia, ma altrettanto di un grande sociologo dell'economia, ma lo si potrebbe anche definire uno storico della società. E questo non è molto, siamo ancora evidentemente a un livello molto esteriore, molto di superficie, eppure abbiamo già detto una cosa molto importante, e cioè che in Polanyi la dimensione sociale non è riducibile alla dimensione economica. Semmai la dimensione economica è un aspetto, e non necessariamente l'aspetto determinante,
della dimensione sociale. E qui possiamo già misurare la distanza notevolissima di Polanyi da entrambi i poli del pensiero economico e socio-economico dominanti ai suoi tempi, appunto il liberismo e il marxismo. Lontano dal liberismo soprattutto per un motivo che Mauro ha già accennato poco fa, e cioè che Polanyi nega risolutamente, e con argomentazioni soprattutto storiche, anche di lunghissimo periodo, la naturalità del mercato. Potremmo persino dire che in un certo senso tende a negare persino l'esistenza del mercato, o per meglio dire di certi modi di vedere il mercato che considera puramente ideologici, anzi utopici. Un mercato autoregolato in particolare non è mai esistito, non riesce ad esistere, è una impossibilità proprio economica. E quindi quella che noi siamo ancora abituati a considerare come la struttura portante del mondo in sé, più o meno, e cioè il libero mercato che si autoregola, è addirittura una rappresentazione inesistente. Su questo naturalmente torniamo. Altrettanto inesistente è però la dimensione strutturale dell'economia rispetto al resto del sociale, e qui invece è dal marxismo che si prendono distanze notevoli. Adesso probabilmente non è il caso di entrare troppo nel merito di una teoria complessa come quella marxista, però insomma è noto a tutti che per il marxismo l'economia è da sempre la struttura del sociale, cioè proprio l'elemento portante rispetto a cui tutto il resto è sovrastrutturale, quindi rappresenta una dimensione in qualche modo secondaria e derivata, anche se in proposito ci sarebbero notevoli precisazioni, notevoli distinguo da fare anche all'interno della stessa opera di Marx. Però insomma la concettualità fondamentale del marxismo è proprio che la socialità è essenzialmente economica, e tutto ciò che non è direttamente economico lo è indirettamente, lo è come derivazione, lo è come conseguenza, dalla politica alla religione, al diritto, alla cultura, all'arte, eccetera. I polari no. L'economia è una dimensione del sociale, ma non è l'unica dimensione del sociale, soprattutto non è una dimensione del sociale che possa essere isolata da tutte le altre e considerata quindi la base su cui le altre sussistono. Da questo punto di vista Polanyi ha un rapporto concettuale molto stretto con un grande autore che conosce ma da cui non dipende strettamente, neanche negli aspetti della sua ricerca che più si avvicinano a quelli di questo autore. L'autore in questione è Marcel Mauss, che è uno dei padri dell'antropologia culturale e soprattutto uno di coloro che hanno identificato nella reciprocità l'elemento strutturale della socialità primitiva, e forse non soltanto primitiva. Ma in particolare Marcel Mauss è il produttore di un concetto che è uno dei concetti più rilevanti della sociologia, che è il concetto di fatto sociale totale, e che è un punto di grande spessore, di grande interesse, che va tenuto presente appunto perché fa giustizia in maniera molto convincente di qualunque tentativo riduzionistico di interpretare il sociale, cioè qualunque tentativo di ricondurre il sociale ad una sola dimensione fondamentale, di volta in volta vista come l'economia o come il diritto o come la politica o come la religione, di cui tutto il resto sarebbe appunto una conseguenza, un derivato, una superfettazione, una sola struttura. Il concetto di fatto sociale totale fa giustizia di qualunque distinzione fra strutture e sovrastrutture. Tutti gli elementi fondamentali del sociale sono in rapporto tra di loro, non sono separabili l'uno dall'altro, interagiscono continuamente l'uno con l'altro.
e non è mai possibile identificare un elemento più importante, più rilevante, più fondamentale degli altri. Questa, anche se chiaramente non in diretto riferimento a Marx e Mauss, è anche la visione che Polanyi ha dell'economia. Sebbene non sia un suo concetto, si può sicuramente dire che per lui l'economia è un fatto sociale totale, il che significa due cose, fondamentalmente. Prima cosa, che effettivamente è una dimensione pervasiva della socialità. Cioè non troviamo una dimensione della socialità che sia possibile separare da questo aspetto, che sia possibile considerare assolutamente esente da qualunque rapporto con questo aspetto. Ma nello stesso tempo questo aspetto non è più importante degli altri con cui interagisce. È pervasivo, è onnipresente, in qualche modo ha a che fare con ogni dimensione del sociale, ma non è l'unica caratteristica del sociale che abbia questa portata. Ma tutti gli aspetti fondamentali della società hanno questa portata. Per cui l'economia interagisce continuamente con la politica, col costume, col diritto, con la religione, e non è possibile dire che sia più importante degli altri, che sia più originaria degli altri aspetti, che sia la causa che spiega gli altri aspetti. Da questo punto di vista, la visione che Polanyi ha della socialità è sicuramente molto più sofisticata, molto più multiforme, molto più aperta di quanto non sia la visione marxista, diciamo, ortodossa. D'altra parte, precisamente questa tendenza del marxismo a ricondurre l'essenza del sociale all'economico è uno dei punti deboli, a proposito c'è una vasta convergenza da parte dei critici, uno degli aspetti meno convincenti, più deboli del marxismo, è uno dei motivi fondamentali per cui il marxismo ha smesso da un certo momento in poi di essere una struttura teorica in grado di dare ragione in maniera convincente della socialità. Da un certo momento in poi il marxismo ha smesso di mordere sul sociale, ha smesso di fornire una chiave di lettura convincente per trasformarsi in una sorta di catechismo dogmatico tale da alimentare virtuose giaculatorie, ma non critiche convincenti del sociale e non progetti credibili di trasformazione del sociale. Ecco, da questo punto di vista Polanyi è interessantissimo perché ci fa vedere, lui e pochi altri, però è comunque la sua una dimensione teorica e storica che pesa parecchio, quindi non possiamo considerare un personaggio secondario o poco influente, appunto ci dimostra che la crisi del marxismo non significa automaticamente la vittoria teorica del liberalismo e del liberismo. Non significa che la sola alternativa al marxismo sia il capitalismo trionfale e trionfante, anzi, c'è, diciamo, una terza via, molto diversa da quelle che sono state presentate ideologicamente come terze vie in tempi recenti, diciamo una terza via teorica che consente di prendere le distanze da entrambi gli estremi, per collocarsi in una dimensione di critica certamente radicale del capitalismo, che però non è assolutamente definibile come un marxismo, neanche come un marxismo non ortodosso. Questo ovviamente non significa che stiamo dicendo che Polanyi ha automaticamente e necessariamente sempre ragione lui. Alcuni aspetti del suo pensiero sono deboli e poco convincenti, magari ne vedremo qualcuno di passaggio. Però certamente rappresenta una posizione intanto molto libera, molto aperta, non riconducibile a schemi ideologici di nessun tipo, e di grande attualità in un momento in cui la crisi del marxismo si è consumata da tempo e probabilmente in maniera, almeno dal punto di vista delle utilizzazioni politiche immediate, irreversibile. Ma in un momento in cui pare evidente persino ai ciechi, tranne forse ai ciechi volontari, che anche il liberismo mostra la corda e come,
Beh, insomma, Polanyi è uno dei pochissimi autori finora che sia in grado di darci ragione di questo in maniera sensata, argomentata, convincente e con un'argomentazione storica di un lunghissimo periodo. Polanyi è soprattutto uno storico, ma uno storico appunto del lungo periodo, uno storico delle grandi trasformazioni, uno storico non evenemenziale, per usare un termine molto presente nella storiografia contemporanea, ma appunto uno storico delle tendenze, degli sviluppi, delle trasformazioni, e quindi anche uno storico delle idee, perché poi le idee sono molto presenti in tutte le trasformazioni. E appunto, come già prima avevo accennato, uno degli aspetti più originali del suo pensiero è proprio la riduzione di certi apparenti fatti alla natura di pure idee o ideologie, senza un'adeguata base fattuale. Certe cose che siamo stati abituati a considerare come realtà corposissime non sono esistenti, secondo lui. A cominciare dal mercato autoregolato. Ma cerchiamo di vedere un po' di degli aspetti principali dell'opera di Polanyi, con riferimento primariamente a quella che da tutti è riconosciuta come la sua opera principale, tra l'altro l'unica opera importante che, accanto a molte secondarie, che lui pubblicò durante la sua vita, appunto La grande trasformazione del 1944, quindi scritta in piena Seconda Guerra Mondiale, quando Polanyi viaggiava tra Inghilterra e Stati Uniti, nonostante la guerra, ma successivamente sono state pubblicate postume molte altre opere, persino più importanti se vogliamo, e in particolare opere relative all'economia antica o all'economia non europea. Dimensioni queste molto originali, sono campi di studio pochissimo battuti. Per esempio il suo studio sull'economia nei grandi imperi dell'antichità, a partire dalla Mesopotamia, e il suo studio, una delle cose più belle scritte da Polanyi, sul Daomei e la tratta degli schiavi. E questo è un aspetto che può sembrare secondario, ma non lo è, perché in realtà è uno dei più fecondi, cioè uno dei campi in cui Polanyi ha lasciato una traccia più profonda. È proprio da questi studi che nasce un intero orientamento disciplinare, che è quello dell'antropologia economica. Da questo punto di vista Polanyi si può considerare il maestro di colui che è considerato il massimo esponente dell'antropologia economica, cioè di Marshall Savitz, altro autore che sarebbe di straordinario interesse, di straordinaria attualità leggere oggi, perché anche in lui trova conferma il riferimento ai cosiddetti popoli primitivi, e appunto trova conferma l'idea che il mercato non è un dato naturale, ma è una costruzione storica che molto più che alla storia dei fatti appartiene addirittura alla storia delle idee o persino alla storia dei miti, nel senso negativo e deteriore della parola mito, che non è quello che uso abitualmente, ma in questo caso ci sta. E per chiarire un po' la portata di questo discorso e per uscire dalle parole un po' generiche e un po' vaghe e presentare una dimensione fattuale, vorrei citare un fenomeno estremamente interessante, importante, noto, studiatissimo, di scambio a livello di popoli primitivi, che mostra come lo scambio economico non sia il modo naturale di essere dello scambio. Potremmo dire che lo scambio è uno degli elementi fondamentali della socialità a tutti i livelli di essa, compresi i più arcaici, i più primitivi, il termine che uso tra ideali virgolette, perché è un termine estremamente discutibile, ma non entriamo nel merito della cosa. E gli uomini non possono stare insieme, non possono costituire rapporti sociali senza scambiare, ma non è detto che lo scambio debba avere
una natura strettamente economica, e cioè che sia uno scambio motivato dall'esigenza dell'utile e del profitto. Non si scambiano soltanto cose utili, non si scambia soltanto allo scopo di guadagnare. Questa dimensione, anzi, entra nello scambio soltanto in epoche molto recenti e, lungi dall'essere un dato naturale, rappresenta anzi una sorta di deviazione rispetto a una regola plurimillenaria, e comunque rappresenta una trasformazione estremamente recente di qualcosa di molto più antico. Vorrei provare a fare due esempi, tutti molto noti, nessuna scoperta, sono tutte cose studiatissime, però comunque molto indicative. E il primo esempio è quello del kula. Che cos'è il kula? Siamo in Melanesia. Siamo tuttora in Melanesia perché in quest'area geografica c'è una stabilità nel tempo di usi e costumi davvero insolita, e certi tratti culturali sono ancora molto vivi. E a parlarci per la prima volta in maniera dettagliata e criticamente orientata di questo strano, straordinario costume, è stato uno dei massimi antropologi culturali, uno dei fondatori dell'antropologia culturale, Bronislav Malinowski, anche lui una grande figura di intellettuale mitteleuropeo esule, ma insomma non entro nel merito della sua vita. E colgo l'occasione per dire che ha insegnato Urbino fino a pochissimi anni fa quello che si può considerare il suo erede diretto, Giancarlo Scoditti, che a livello internazionale credo che possa tuttora essere considerato il massimo studioso vivente delle civiltà melanesiane. Tra l'altro si deve a Giancarlo Scoditti la presenza a Roma, al Museo Luigi Vigorini, di una bellissima canoa cerimoniale delle isole Trobriands, che è appunto legata a questa strana faccenda del kula. Che cosa è kula? Ogni anno, da millenni presumibilmente, la cosa avviene tuttora, e nella buona stagione, quando è possibile navigare, stiamo parlando dell'Oceano Pacifico, quindi immagino che vi renderete conto di che cosa significa navigare in quel contesto, dalle varie isole che compongono l'arcipelago delle Trobriands e altri arcipelaghi vicini, Dobu e così via, partono delle piroghe. Leggerissime piroghe, tronchi d'albero scavati legati da liane con delle vele di scuoie intrecciate, quindi qualcosa di estremamente fragile, di estremamente precario, ma nello stesso tempo si tratta di oggetti straordinariamente belli. Malinowski, in una bellissima pagina, paragona le canoe che partono per il Kula ad uno sciame di farfalle, infatti sono coloratissime. E qui vediamo subito che c'è una dimensione estetica. Il kula è uno scambio di oggetti belli, ed è uno scambio che deve essere fatto esso stesso in maniera bella da persone belle, e tutto questo rischiando moltissimo, perché si tratta di percorrere enormi distanze oceaniche su imbarcazioni fragilissime, quindi con rischi estremamente concreti di naufragio, e di naufragio mortale, senza nessuna speranza di salvezza. Quindi per questa strana cosa migliaia di persone mettono a rischio la loro vita. Si tratta appunto di scambiare, ma non di convergere. Le due cose sono molto diverse. Anche fra i trobriandesi e gli isolani loro vicini esiste il commercio, ben inteso, sanno cos'è, ma non lo confondono col kula. Il kula è un'altra cosa, e non è bello usare il kula come se fosse un commercio. Sebbene si tratti di scambiare degli oggetti, ma degli oggetti di tipo particolare, braccialetti e collane di conchiglie.
nient'altro che questo. Braccialetti rossi e collane bianche. E alcuni di questi oggetti sono di straordinaria antichità, hanno un nome, ci sono miti e leggende che ne parlano, i loro detentori godono di straordinario prestigio, ma è proibito detenerli indefinitamente. Questi oggetti esistono per essere scambiati. Non ha alcun valore il tenerli per sé, il valore consiste unicamente nello scambiarli, non nel venderli, non nel barattarli, nello scambiarli, in un'ottica che è molto più di diplomazia che di commercio, e di diplomazia molto legata anche ad una dimensione estetica. Per essere bravi nello scambio pura bisogna essere belli, di bella presenza, ben ornati, di bel portamento, gradevoli nel parlare, persone a cui fa piacere accostarsi, persone che in qualche modo riescono a recitare esteticamente un ruolo sociale gradevole per gli altri, e costoro devono appunto, grazie al loro carisma personale, grazie al loro modo di porgere, di presentarsi, e convincere un interlocutore straniero, un partner di scambio, ad accettare lo scambio con loro. E ad accettare uno scambio che non mira al vantaggio, all'utile, ma mira al prestigio. Si tratta di scambiare tra di loro oggetti perfettamente inutili, che non servono assolutamente a niente, che non hanno nessuna utilizzazione di tipo economico, che non hanno neanche un prezzo di mercato, in cambio di quali non si può ottenere niente se non altri oggetti della stessa natura. Quindi sono oggetti assolutamente fuori commercio. Non è una dimensione di mercato, sebbene si tratti di scambio. Ma quello che viene scambiato non è tanto l'oggetto, quanto l'insieme delle relazioni simboliche che esso in qualche modo incarna. Quello che l'oggetto rappresenta è infatti, appunto, nient'altro se non la partnership plurisecolare esistente fra le diverse società coinvolte. Quello che dà valore a un oggetto è che questo oggetto esista da tanto tempo è stato scambiato da tanti personaggi, di alcuni dei quali si ricorda ancora il nome, e che insomma questo oggetto in qualche modo incarna il valore stesso della socialità, incarna l'importanza e la bellezza dell'essere appunto in relazione, del costituire un tessuto comunicativo, che tra l'altro ha un'enorme importanza politica, perché ha un'efficacissima funzione stabilizzante. Lo scambio culla è incompatibile con la guerra. Non si può fare guerra con i propri partner in questo scambio. Quindi andando in giro per l'oceano a scambiare inutilissimi braccialetti e collanine di conchiglie di nessunissimo valore economico, si realizza un campo di relazioni libero da ostilità, libero dal conflitto, ma nello stesso tempo carico di valore, perché la grande avventura che viene vissuta da queste popolazioni non è appunto la guerra, ma è questa navigazione oceanica che serve semplicemente ad una sorta di estetico balletto in cui appunto si recita nient'altro che la bellezza del sociale, nient'altro che la bellezza dell'essere in relazione, e si crea prestigio semplicemente dall'aver partecipato a questa dimensione di pura bellezza, di socialità ridotta all'estetica, di socialità che non è nient'altro se non la rappresentazione bella della bellezza dell'essere in rapporto. E questo è lo scambio culla. Qualunque tentativo di darne l'interpretazione economica fallisce clamorosamente, perché proprio perde il contatto con l'oggetto di cui si parla. Uno scambio che non ha niente a che fare con l'economia, uno scambio che non produce nessun utile, nessun vantaggio, nessun profitto, uno scambio che non può in nessun modo essere considerato un commercio e che pure rappresenta la base di quella socialità, perché niente è più importante del culo.
Niente può rappresentare uno strumento di realizzazione anche di promozione sociale, anche di carriera, per così dire. C'è persino una dimensione erotica. Un uomo molto bravo nel culo è un uomo che sarà molto apprezzato dalle donne, anche perché condivide con le donne una caratteristica che è raro sia presente nel maschile, cioè il senso della bellezza, l'amore per l'apparenza, per il presentarsi bene, l'amore dell'essere belli, l'amore del presentarsi agli altri come belli. E questa è una caratteristica molto femminile e che in qualche modo il culo trasforma in una caratteristica maschile. Ma sebbene le donne non partecipino mai al culo, in qualche modo ne sono, per così dire, le ideali destinatarie, perché ecco, un uomo bravo nel culo, un uomo che abbia ottenuto prestigio in questo scambio, è un uomo degno di avere le donne più belle. Naturalmente non sto dicendo che questo sia il vero fine, ma è certamente una dimensione che è importante. E la dimensione erotica, che sicuramente è presente, non è disgiungibile dalla dimensione estetica. Se dovessimo identificare in maniera comunque arbitraria quale sia l'aspetto fondamentale di questo strano costume, beh, l'unica cosa che potremmo dire è che uno scambio inteso come pura e semplice arte, uno scambio trasformato in forma artistica, in cui nient'altro si scambia se non rappresentazioni di bellezza, idealmente simboleggiate in conchiglie. Un altro strano costume, anche qui non parliamo direttamente da Polanyi, ma abbiamo anche detto che Polanyi è un po' un punto di partenza, quasi un pretesto, poi torneremo a lui, in riferimento a o più al contemporaneo. Uno strano costume di scambio che questa volta è quasi di dimensione opposta, c'è uno scambio violento, uno scambio conflittuale, uno scambio che è quasi una forma di guerra non guerreggiata, ed è il potlatch, che forse è un po' più facile che avete sentito nominare il potlatch che non il culo. Forse c'è più letteratura sul potlatch, anche perché alcuni aspetti del potlatch sono stati riconosciuti come effettivamente in qualche modo analoghi a certi aspetti del nostro comportamento. Per esempio, c'è stato chi ha paragonato il potlatch alla corsa agli armamenti, e c'è qualcosa di effettivamente comune a queste due dimensioni. Il potlatch è una forma di scambio distruttivo, competitivo e distruttivo. E siamo in un'altra area geografica completamente diversa, cioè siamo nel nord-ovest degli Stati Uniti, naturalmente quando non erano ancora gli Stati Uniti, il potlatch, cioè a differenza del culo, è un costume perfettamente estinto, ancora presente fino al primo novecento, ma ormai semplicemente ricordato, anche delle stesse popolazioni che una volta lo praticavano, popolazioni che esistono ancora, e in particolare gli indiani Quakiutl, che tra l'altro sono una delle più importanti civiltà latinoamericane, lasciamo stare questo aspetto. E come funzionava il potlatch? Più o meno così. Abbiamo a che fare con una società divisa in clan molto competitivi tra di loro e molto gerarchizzati al proprio interno. Ciascun clan ha un capo riconosciuto. E periodicamente ciascun capo clan deve dare una grande festa a cui invita tutti gli altri clan. Questa festa consiste in una elargizione di beni, essenzialmente in un grande banchetto in cui si mangia molto e si beve molto, ma che trova il suo momento culminante in una singolare offerta di doni, che sono soltanto di due tipi, e anche in questo caso si tratta di oggetti che non hanno nessun valore reale, non hanno un valore di mercato, non hanno un prezzo, non hanno una utilità misurabile. Si tratta di vassoi di rame sbalzato che non vengono utilizzati per niente, cioè hanno oggetti che hanno l'aspetto di vassoi, ma non sono utilizzati come tali, non sono utilizzati proprio, e coperte di lana di una particolare fattura e con un particolare disegno. Questi oggetti vengono offerti in grande quantità dall'anfitrione, da colui che offre la festa, e costui deve dare l'impressione quasi di una inesauribilità di questi beni, li deve donare in grandissima abbondanza, anzi
deve dimostrare la sua ricchezza, la sua generosità, il suo disprezzo per i beni, non soltanto per il fatto che dona, ma anche per il fatto che distrugge. Questi oggetti vengono spezzati ostentatamente o buttati sul fuoco ostentatamente. Ne ho tanti che posso fare anche questo. Il problema è che poi gli altri clan devono fare lo stesso. Ma non è sufficiente che facciano lo stesso, devono fare di più. Devono dimostrare di essere più ricchi, più generosi e più sprezzanti della loro stessa ricchezza, cioè più disponibili allo spreco, più disponibili alla distruzione di me. I malcapitati che sono stati invitati dovranno invitare a propria volta e dovranno superare colui che li ha invitati per primo. Questo crea una catena competitiva che a un certo punto giunge inevitabilmente a un punto di rottura. Ci sarà una situazione in cui non è possibile per il clan di turno, diciamo, superare il clan che l'ha preceduto. Viene il momento in cui qualcuno offre di meno di quello che hanno fatto gli altri, distrugge di meno, spreca di meno di quello che hanno fatto gli altri e costui, questa collettività, perde la faccia. Subisce un disonore e subisce quindi un declassamento all'interno della tribù, passa ad una posizione gerarchica inferiore, da cui dovrà successivamente riscattarsi finché ci riesce. Insomma, ci sono dei vincitori e dei vinti, a differenza del commercio Kula, in cui si tratta di mantenere una serie di relazioni in equilibrio, non gerarchizzate. Qui invece l'elemento gerarchico è fondamentale, anzi si potrebbe dire che il porta ci serve a strutturare una gerarchia. Una gerarchia mutevole, però, una gerarchia che può sempre essere messa in discussione. In qualche modo crea un'alternativa alla guerra, ma con una mentalità che, se riflettiamo, è quella della guerra. Cioè si tratta di vincere in un conflitto distruttivo, anche se incruento. Anche se certamente ci sono dei costi anche umani, perché questi beni devono essere prodotti, questi beni richiedono un investimento di risorse e di lavoro e chiaramente pesano sulla vita delle tribù. Anche qui abbiamo a che fare con qualcosa che ha delle caratteristiche che potrebbero sembrarci economiche, ma l'economia non è in grado di spiegare cose di questo genere. Ma veniamo, partendo da questi esempi, che comunque possono bastarci. Chiaramente il discorso dovrebbe essere molto più lungo e dovremmo parlare di molte altre cose, ma già questi due soli esempi possono bastarci, se non altro per dimostrare che non è ovvio che lo scambio sia economico, che non è ovvio che la struttura relazionale di base di una società sia rappresentata dall'interesse e dall'utile economico. Ci possono essere forme di scambio che assolutamente non riguardano la dimensione dell'economia. Ora, per Polanyi questa condizione è la condizione che è stata normale anche in Occidente fino a tempi recentissimi. Cioè, anche la società occidentale, fino alla rivoluzione industriale sostanzialmente, non è spiegabile in base a categorie economiche. O, per meglio dire, le categorie economiche non ne colgono gli aspetti centrali, perlomeno se consideriamo l'economia come l'insieme di scambi determinati da un utile egoistico e finalizzati alla massimizzazione del profitto. Questa dimensione, che due secoli abbondanti, diciamo pure due secoli e mezzo, anche tre, di pensiero economico ci hanno abituati a considerare come la base naturale della socialità umana, ecco, proprio questa pretesa base, secondo Polanyi e secondo autori in qualche modo da lui derivati o a lui analoghi per impostazione, questa base è semplicemente inesistente, non era così, non c'era questo aspetto. E qui vediamo soprattutto tre aspetti fondamentali del pensiero storico-economico e storico-sociale di Polanyi. Ci sono tre dimensioni che Polanyi considera strutturalmente non economiche e che diventano economiche soltanto a partire da un certo momento, e sono la terra,
il denaro e il lavoro. Come vedete, ho appena espresso quello che è sempre paradosso. Come fa a non essere economico ciò che ha a che fare con terra, denaro e lavoro? Se parliamo di terra, denaro e lavoro, non stiamo automaticamente parlando di economia. Cioè non stiamo necessariamente parlando di qualcosa che esiste per produrre utili mediante lo scambio. Polanyi sostiene di no. E adesso le argomentazioni sono naturalmente abbastanza specifiche e specialistiche, hanno a che fare soprattutto con le costruzioni storiche. Quindi sono costretto necessariamente ad essere sommario, anche perché quella, come sempre mi succede, quella che voleva essere un'introduzione è diventata molto più lunga del previsto e rischia di essere una semplice coda quello che ancora ho da dire, ma insomma abuso della vostra pazienza ancora per un po', non per troppo, spero, e quindi almeno questi punti, seppure sommariamente, li devo considerare. Farò più spazio alla dimensione del lavoro, ma anche le altre due dimensioni devono essere considerate. Anzitutto la dimensione della terra. La terra è certamente legata alla sussistenza, ma questa dimensione di sussistenza non è necessariamente una dimensione economica nel senso dello scambio, del mercato, dell'utile. È una dimensione certamente di necessità vitale. Dalla terra si dipende, dalla terra si traggono gli alimenti. La terra è la base della vita, ma appunto perché è la base della vita è qualcosa che sfugge in larga misura alla dimensione dello scambio economico. La terra non ha un prezzo, non ha un valore, la terra normalmente non viene venduta. Ci sono enormi restrizioni giuridiche a qualunque alienazione di terra. Il costume è assolutamente ostile all'alienazione di terra, c'è un fortissimo radicamento umano nella terra. Pensiamo alla servitù della gleba, ovviamente, che non è soltanto una brutale forma di sfruttamento economico dei dominanti sui dominanti. E la servitù della gleba non è soltanto una struttura gerarchica e oppressiva, sebbene naturalmente lo sia, ma anche una struttura di sussistenza. Il contadino è legato alla terra perché la terra lo nutre. Certamente poi la terra ha anche non tanto un proprietario quanto un amministratore e un beneficiario, un feudatario, ma la terra non appartiene al feudatario. È una dote che gli viene data da un sovrano per garantire la buona coltivazione sostanzialmente. Non è qualcosa di cui si possa liberamente disporre, perché non è oggetto di proprietà. Un feudatario non è un proprietario terriero. La terra che costituisce il suo feudo non è sua, è del suo sovrano, ma neanche propriamente del suo sovrano, perché in ultima analisi la terra è soltanto di Dio. Gli uomini ne sono beneficiari, ma non proprietari. E il rapporto con la terra non è quindi un rapporto determinato da categorie economiche. Il concetto stesso di proprietà è difficilmente applicabile, o perlomeno sarebbe applicabile con grandi restrizioni. Anche quando si configura qualcosa che possiamo definire come un diritto di proprietà, per esempio nel diritto romano, e questo diritto però è legato a molte altre cose, soprattutto a dimensioni sacrali. L'essere proprietario della terra significa essere in un particolare rapporto con qualcosa di sacro ed essere quindi in un rapporto che certamente comporta dei diritti e delle potestà, ma comporta una fondamentale esigenza di rispetto proprio sacrale nei confronti di qualcosa che non è un semplice bene o oggetto di diritto, ma ha a che fare anche con una dimensione metafisica, con una dimensione religiosa. Fino alle soglie dell'età moderna, appunto, c'è tutta una serie di diritti, di costumi, di credenze, di precetti, di norme morali che riguardano il rapporto con la terra e che sono tali da non poter mai essere ricondotte ad una categoria di pura e semplice proprietà.
Anche quando la terra ha un proprietario riconosciuto, questa proprietà è sempre limitata e condizionata. Ci sono diritti di altri su questa terra, ci sono usi civici, ci sono servitù. La terra è qualcosa che deve essere di beneficio a tutti, non soltanto a colui che può essere riconosciuto come proprietario. E chi alienasse la terra alienerebbe molto spesso, se non sempre, anche la sua stessa posizione nella società, in qualche modo la sua stessa natura. In diritto, infatti, spesso la vendita della terra è letteralmente impossibile. E molto altro ci sarebbe da aggiungere, ma questo può dare già un'idea sommaria, ma più o meno sufficiente. La moneta. Qui può sembrare che siamo proprio nel paradosso più assoluto. Come fa la moneta a non essere una dimensione primariamente, se non esclusivamente, economica? Eppure questo non è scontato. E intanto va considerato che la circolazione monetaria, fino a tempi ancora una volta molto recenti, molto più recenti di quello che potremmo pensare, è una dimensione quasi secondaria, quasi accessoria. Circola poco denaro. La gente non ha tanto denaro. Il denaro non è una dimensione fondamentale degli scambi. È molto più importante la terra, appunto, che non il denaro. La ricchezza si misura in terra, non in denaro. Il prestigio sociale si misura in terra, non in denaro. E la terra è poco monetizzabile. E d'altra parte, per vivere c'è bisogno di poco denaro. Il denaro è quasi una dimensione secondaria e sussidiaria, perché la fonte fondamentale dei beni di cui si ha bisogno per la sopravvivenza è appunto rappresentata dalla terra. Si vive fondamentalmente della propria terra e di ciò che è possibile ricavarne o di ciò che è possibile fabbricare a partire dai beni che la terra offre. Fino a tempi appunto molto recenti ci si fa tutto in casa, non soltanto per quanto riguarda il cibo, ma anche per quanto riguarda gli abiti, per esempio. Dalla terra si trae anche ciò di cui ci si veste, dalla terra si trae il legno per il riscaldamento, per la coltura del cibo, per la fabbricazione di edifici o di mobili. Insomma, la terra non offre soltanto il cibo, ma praticamente tutto ciò di cui si vive, senza bisogno che ci sia un mercato a cui rivolgersi. Soltanto sussidiariamente, soltanto per i beni che è impossibile produrre, che sono quasi esclusivamente beni di lusso o di prestigio, soltanto in quel caso si ricorre sussidiariamente alla moneta. E la moneta è molto più un simbolo, per esempio un simbolo di sovranità, che non uno strumento economico vero e proprio. Soprattutto non è una merce, lo diventa soltanto col capitalismo. Non è una merce prima del capitalismo. Ma la cosa fondamentale è il lavoro, e sul lavoro soprattutto Polanyi si diffonde nella grande trasformazione. Noi siamo abituati a considerare il lavoro come una merce. Anche Marx considerava il lavoro come una merce, pur naturalmente vedendo in questo un aspetto fondamentale della sua critica al capitalismo. Ma il lavoro diventa una merce soltanto appunto con la rivoluzione industriale. Non lo è prima. E per capirlo dobbiamo considerare la condizione del povero e distinguere nettamente dalla condizione del proletario. Il proletario, come lo definisce Marx, ma non soltanto Marx, è colui che vende la propria forza lavoro, cioè colui che presenta sul mercato il proprio lavoro come merce. Il proletario è il venditore della merce lavoro che viene acquistata dal capitalista. E in questo modo funziona lo scambio capitalista fondamentale, lavoro contro salario, che poi lo scambio da cui nascono tutti gli altri scambi, potremmo dire. Bene, e fino alla rivoluzione industriale, cioè fino alla proletarizzazione del povero, fino alla trasformazione del povero in venditore di forza lavoro, non è affatto così. Il lavoro non si vende, o per meglio dire non si vende totalmente, o per meglio dire la vendita del lavoro non esaurisce la persona umana di colui che è portatore di lavoro. Costui è sempre
ha sempre un'eccedenza che non viene venuta, cioè ha un diritto che gli viene riconosciuto indipendentemente dal fatto di essere un lavoratore che ha bisogno di essere pagato per il suo lavoro. In altri termini, esiste un riconosciuto diritto alla vita. La proletarizzazione del povero, su questo si riflette molto poco e Polanyi lo vede con grande chiarezza e anche con grande durezza, la proletarizzazione del lavoro implica che non vi sia più un riconosciuto diritto alla vita. Guardate che questo è uno dei portati fondamentali del capitalismo. Nel capitalismo non esiste il diritto alla vita, non può esistere, rappresenterebbe un'arbitraria distorsione del mercato, addirittura sarebbe qualcosa di negativo. E questo lo possiamo capire se ci riferiamo ad una delle più straordinarie istituzioni precapitalistiche, che è pochissimo nota, è probabile che non l'abbiate mai sentita nominare, io stesso non l'avevo mai sentito nominare prima di leggere La grande trasformazione di Polanyi, la cosiddetta Spinnenland Law, che in realtà non è una legge, sebbene rappresentasse nell'Inghilterra tra 700 e 800 lo strumento fondamentale di regolazione dei rapporti di lavoro. In che consisteva? Nella contea del Berkshire, a un certo punto, nel 1769 o qualcosa del genere, adesso non sono sicuro di ricordarmi la data, comunque nella seconda metà del Settecento, i magistrati locali si riunirono in un pub molto informalmente per decidere cosa fare dei tanti poveri che esistevano in quella contea. E tra una birra e l'altra misero insieme un complesso e sofisticato sistema per assistere i poveri, in modo da garantire che costoro non cadessero preda dell'ozio, ma nello stesso tempo fossero garantiti nella loro sussistenza, nella loro possibilità di vivere, indipendentemente dalla loro povertà. Questo sistema, che non fu mai codificato in una legge, in un atto del Parlamento, finì per essere adottato per imitazione, con varianti più o meno grandi, da tutte le contee del Regno Unito, dando vita alla fine ad un sistema nazionale, sebbene partisse da basi locali in forma molto decentrata, di regolazione dei rapporti. In base a questa cosiddetta Spinnenland Law si regolava la misura del salario, legandola al prezzo del pane. Il salario non poteva mai scendere al di sotto del prezzo del pane, cioè non poteva mai succedere che qualcuno non guadagnasse abbastanza da poter comprare il pane per sé e per la sua famiglia. Quando i salari scendevano al di sotto di quella misura, venivano integrati da sussidi pubblici pagati con la fiscalità. E questo consentiva che non fosse possibile in Inghilterra per nessuno non avere abbastanza da mangiare, indipendentemente dalle sue condizioni. Chiunque veniva messo in condizione di poter pagare il pane per sé e per la propria famiglia. Non più del pane, naturalmente, stiamo parlando di una cosa minimale, ma comunque di una cosa che dava una garanzia: l'inesistenza della morte per fame. Nessuno, neanche il più povero dei poveri, doveva temere di morire di fame o di veder morire di fame i suoi figli. Certamente è chiaro che nelle classi sociali inferiori il livello di nutrizione era tutt'altro che ottimale, però insomma la morte per fame non esisteva. Questo determinava tutta una serie di distorsioni e di inefficienze, non è che fosse un sistema splendido. Per esempio è chiaro e intuitivo che in questo modo il prezzo del pane veniva tenuto artificialmente alto, e viceversa c'era una forte pressione per tenere bassi i salari. Non conveniva pagare salari alti quando comunque c'era un'integrazione dei beni di sussistenza dei lavoratori. È chiaro che i datori di lavoro potevano avvantaggiarsi parecchio a danno dei contribuenti, cioè peraltro a danno di se stessi. Insomma, è chiaro che il vantaggio che avevano da una parte comportava degli svantaggi fiscali dall'altra parte, ma insomma evidentemente si riteneva di poterci comunque guadagnare abbastanza. E insomma il sistema tendeva a produrre
chiaramente qualcosa di inefficiente, e cioè appunto prezzi del pane troppo alti, tenuti artificialmente alti da un mercato distorto, da un sistema di sussidi, e salari artificialmente bassi. Questo determinava anche condizioni sociali abbastanza negative, cioè in realtà il numero dei poveri veniva aumentato da questo sistema. E appunto, visto che i salari tendevano ad essere molto bassi, è chiaro che aumentava progressivamente il numero dei poveri. Una volta che qualcuno era caduto al di sotto di un livello di reddito per cui appunto aveva diritto al sussidio, da questo sussidio poi non si liberava più per tutta la vita. E chi poi era talmente povero da non poter avere una casa, da non poter avere un lavoro, eccetera, veniva ricoverato in case che erano sostanzialmente delle prigioni per innocenti, in cui si viveva in condizioni igieniche spaventose, in cui alle donne succedeva di tutto come è possibile immaginare, in cui le condizioni di esistenza erano praticamente infernali, ma insomma nessuno, neanche il più povero dei poveri, neanche l'intimo dei mendicanti, era abbandonato a se stesso. Non è che si vivesse bene, non è che fosse la felicità universale, però insomma c'era un livello minimo, non più di un livello minimo in realtà, ma un livello minimo che effettivamente la società generale garantiva a tutti i suoi membri. E questo veniva appunto espresso in un diritto riconosciuto che era appunto esplicitamente il diritto alla vita. Tutti i sudditi del Regno Unito hanno il diritto alla vita. Il sistema sociale deve consentire a tutti, anche ai più svantaggiati, di avere il necessario, lo stretto necessario, ma comunque il necessario per vivere. Questo sistema viene abolito nel 1834 e si tratta di una esplicita, dichiarata, nero su bianco, abolizione del diritto alla vita. Dal 1834 in poi i sudditi del Regno Unito non hanno più il diritto alla vita. Vivono se ci riescono, vivono se ce la fanno, vivono se possono vendere il proprio lavoro a un prezzo abbastanza alto, vivono se riescono a strappare dei salari sufficientemente alti da garantire la loro sussistenza, se no peggio per loro, se no la mendicità, la prostituzione, l'emigrazione o la delinquenza. Queste sono le alternative. Le alternative che noi siamo abituati a considerare normali. Perché, attenzione, neanche da noi esiste il diritto alla vita. Neanche da noi i poveri hanno il diritto alla vita. Ci riflettiamo poco, ce ne accorgiamo poco, ma questo diritto non è riconosciuto dalla nostra attuale società. Ben inteso, non che non ci siano dei correttivi, ma sono dei correttivi di altro tipo. Sono dei correttivi demandati alla carità privata o anche a forma di assistenza pubblica, che ben inteso esistevano anche nell'Inghilterra della rivoluzione industriale. Non è che nessuno facesse niente per i poveri, ma c'era appunto questo cambiamento di sistema per cui ciò che prima era un diritto diventava una benevola elargizione volontaria che in teoria poteva esserci o non esserci, e che in ogni caso non era qualcosa che potesse essere rivendicato. Il povero nell'Inghilterra della rivoluzione industriale probabilmente non morirà di fame, ma non può rivendicare di fronte a nessuno un diritto di non morire di fame. C'è qualcuno che gli darà da mangiare per carità, o c'è qualcuno che gli darà da mangiare per mantenere la pace sociale, ma non come riconoscimento di un diritto e quindi non come riconoscimento di una dignità. Questo cambia totalmente la condizione del povero, appunto perché questa condizione diventa strutturalmente priva di dignità. Nell'Inghilterra medievale, che non era un paradiso, tutt'altro, il povero aveva una dignità, che non soltanto gli veniva riconosciuta dal fatto che comunque la sua esistenza veniva riconosciuta come un diritto, ma anche dal fatto che gli veniva riconosciuta una specifica funzione sociale. I poveri sono utili. I poveri sono un bene per la società, il che chiaramente è una medaglia a due facce. Da una parte è chiaro che abbiamo a che fare con una società che considera normale l'esistenza di poveri e quindi tende a produrla e a riprodurla, ma nello stesso tempo questa esistenza comporta un riconoscimento
di un ruolo sociale specifico dei poveri, che chiaramente non è un ruolo bello, non è un ruolo piacevole, non è un ruolo comodo, ma è un ruolo sociale. Senza i poveri non ci sarebbero gli eserciti, perché soltanto un povero può accettare di fare il soldato. Soltanto un povero può trovare addirittura nella guerra qualche cosa che può essere persino meglio della sua condizione. Senza i poveri non ci sarebbe la marina, perché soltanto un povero può accettare una vita così dura, così spietata, così sgradevole, così faticosa, così pericolosa come quella del marinaio. Quindi l'esistenza dei poveri comporta un beneficio generale e quindi i poveri hanno un ruolo riconosciuto nella società. Un ruolo importante, un ruolo chiaramente scomodo, che comporta una loro inferiorità, che comporta una deteriorità della loro condizione vitale, ovviamente, rispetto alle altre, però insomma ci sono riconosciuti, servono, sono utili, in qualche modo bisogna dirgli grazie. Comportano un vantaggio per tutti gli altri. E quindi questo gli dà in qualche modo una dignità riconosciuta. Per esempio, un veterano avrà diritto all'assistenza perché, appunto, a causa della sua povertà ha combattuto per il re e questo in qualche modo gli dà un diritto ad avere qualcosa in cambio, che può essere la promozione, che può essere la medaglia, che può essere il continuo di guerra, che può essere il ricovero per veterani disabili. Non viene abbandonato a se stesso, non viene lasciato cadere nel nulla, nell'insignificante. Dalla rivoluzione industriale in poi, quello che vale una persona è il prezzo a cui riesce a vendersi. E questa è la sola possibile misura di dignità. Quanto riesco a guadagnare? Cioè a che prezzo riesco a vendermi sul mercato? Non ho altra dignità se non il mio prezzo. Non ho altra dignità se non la possibilità appunto di fare di me stesso, dei miei figli, delle mie figlie, una merce. E badate che la scomparsa del diritto alla vita non è soltanto teorica. Se parliamo dell'Inghilterra, possiamo dire che certi esiti estremi non ci sono stati, o perlomeno non sono stati di grande rilevanza numerica. Ma se ci spostiamo e siamo pochi anni dopo l'abolizione della cosiddetta Spinland Law, se ci trasferiamo in Irlanda, la grande carestia, 1842-1846, se ricordo bene le date, comunque siamo intorno a quegli anni 40 dell'Ottocento. Un parassita distrugge il raccolto di patate in pochi giorni, quindi i contadini, che vivono praticamente soltanto di patate e di cavoli, non hanno più da mangiare. Quindi abbandonano le terre, quindi affollano le città e cercano cibo, e cercano lavoro, e cercano salvezza. Ma il governo inglese, nel nome del libero mercato, proibisce qualunque attività assistenziale nei loro confronti. Non avviene nessun intervento governativo a soccorso dei poveri. Gli interventi privati che fuori ci sono vengono scoraggiati, addirittura ci sono sanzioni economiche per chi altera il libero mercato mediante una indebita assistenza ai poveri. Insomma, risultato: in 4 anni, 2 milioni di morti per fame, ma morti per fame veri, non morti per fame metaforici, cioè 2 milioni di cadaveri e 2 milioni di immigrati negli Stati Uniti. La popolazione irlandese in 4 anni perde il 50%, probabilmente la più grande catastrofe umanitaria europea prima della Shoah, tolte le guerre naturalmente. E questo appunto accade come conseguenza quasi immediata dell'affermarsi del capitalismo. E quindi come affermarsi del fatto che l'unico valore che un individuo umano possa vantare consiste unicamente nel suo prezzo. Ben inteso, questo rispetto al sistema precedente consente dei vantaggi. Se c'è uno sviluppo economico, e il capitalismo comporta un rapidissimo sviluppo economico, e questo implica che effettivamente molti che nel sistema precedente sarebbero stati poveri per sempre possono essere meno poveri o addirittura arricchirsi, e prima non ci sarebbero riusciti.
Ma l'altra faccia della medaglia è che ci sono persone che nel sistema precedente avrebbero avuto la possibilità di vivere e di avere una dignità, sia pur piccola, riconosciuta socialmente, perdono completamente tutto questo e si trovano in una condizione di totale precarietà, in cui sono costretti per sopravvivere a scegliere mezzi estremi, dall'illegalità al disonore, mendicità o prostituzione, all'emigrazione. E questa condizione di precarietà sociale noi nel frattempo ci siamo abituati, tanto abituati che la consideriamo naturale e che consideriamo utopico qualunque tentativo di venirne fuori, o addirittura economicamente negativo, uno spreco. Riconoscere il valore della vita umana come valore e non come prezzo è uno spreco dal punto di vista economico, è irrazionale dal punto di vista economico. E questo posto appunto, quindi avvio effettivamente alla conclusione, a quella che è la grande utopia, il grande sogno, che ha una sua bellezza, se vogliamo, della società contemporanea, ma che nient'altro se non una credenza, cioè non è qualche cosa che esiste, è qualcosa che tutti diamo per assodato dogmaticamente, cioè un credo, in qualche modo è una religione. Non a caso alcuni autori, penso ad esempio Elia Spanetti, hanno considerato l'economia, il pensiero economico, l'assunzione come vero di certi dogmi economici, come la vera e propria religione del nostro tempo, esistente soltanto in quanto credenza e totalmente svincolata da qualsiasi fatto osservabile. E il mito fondamentale è quello del libero mercato che si autoregola. Il libero mercato non si autoregola, a parte che non esiste quasi mai di fatto, e forse quasi è superfluo un libero mercato, perché l'economia lasciata a se stessa produce sempre dei monopoli, o per quanto meno degli oligopoli. La libera concorrenza non c'è, la libera concorrenza può essere un momento assolutamente effimero, una competizione iniziale in un mercato nuovo appena aperto, per esempio in conseguenza della produzione di un nuovo bene prima inesistente, e per un po' c'entrano tanti, dopo un po' quelli meno bravi, meno efficienti, meno competenti o meno spregiudicati vengono buttati fuori dal mercato, restano i pochi che sono in grado di sopravvivere e diventano sempre di meno. In alcuni settori i pochi diventano uno e il libero mercato quindi di fatto è un insieme di monopoli e di oligopoli. Nel nostro sistema attuale noi abbiamo a che fare spessissimo con veri e propri monopoli. Pensiamo per esempio a un settore economico importantissimo come quello dell'informatica. Nell'informatica esistono quasi esclusivamente monopoli, più o meno uniti tra di loro, costituendo un gigantesco sistema che probabilmente è uno dei più inscalfibili e inossidabili sistemi di potere che siano mai esistiti al mondo. E chi pensa che questa dimensione, pur importantissima per carità, sia una dimensione in cui si realizza la libertà, probabilmente non ha capito niente del mondo in cui vive, probabilmente crede ancora alle fiabe, e ci sono fiabe più belle di questa, se proprio dice Nicchia, che credere nelle chiavi. E il libero mercato, a parte che non è mai libero, non si autoregola, prima o poi si arriva sempre a situazioni catastrofiche. Polanyi insiste sul fatto che la storia del capitalismo è una storia di catastrofi successive, e da queste catastrofi si esce sempre soltanto con mezzi non economici, cioè si esce sempre soltanto con interventi politici che cambiano la situazione, che modificano il mercato e che consentono di ripartire fino alla prossima catastrofe. E termino, e qui vorrei leggere qualcosa molto brevemente, termino proprio col riferimento che Polanyi alla fine della grande trasformazione fa al fascismo. E questo libro è del 1944, quindi il fascismo c'è ancora. Il fascismo italiano non è ancora caduto, siamo nella fase della Repubblica di Salò. Il nazismo è ormai avviato alla sconfitta, ma c'è ancora.
non è ancora, sebbene naturalmente l'esito sia ormai abbastanza prevedibile, non è ancora scontato che il fascismo perda. E nel momento quindi in cui il fascismo è ancora una realtà presente, e non qualche cosa di superato, qualcosa che abbiamo alle spalle, qualche cosa che non ci riguarda più, Polanyi si interroga sul fascismo. Provo a leggere due brani molto vicini tra di loro. Nel primo Polanyi osserva che il fascismo non è affatto legato a presupposti storici specifici, cioè può presentarsi dovunque, in qualunque paese, con qualunque cultura, con qualunque storia alle spalle, con qualunque tradizione. Leggiamo brevemente. L'apparizione di un simile movimento, il fascismo, nei paesi industriali del globo e anche in diversi paesi soltanto poco industrializzati, non dovrebbe mai essere attribuita a cause locali, a mentalità nazionali o a contesti storici, così come è stato fatto ripetutamente dai contemporanei. Il fascismo aveva tanto poco a che fare con la Grande Guerra quanto con il Trattato di Versailles, il militarismo Juncker o il temperamento italiano. Questo movimento apparve in paesi sconfitti come la Bulgaria e in altri vincitori come la Jugoslavia, in paesi dal temperamento nordico come la Finlandia e la Norvegia e di temperamento meridionale come l'Italia e la Spagna, in paesi di razza ariana come l'Inghilterra, l'Irlanda o il Belgio e non ariana come il Giappone, l'Ungheria o la Palestina, in paesi di tradizioni cattoliche come il Portogallo e protestanti come l'Olanda, in comunità militaristiche come la Prussia e civili come l'Austria, in vecchie culture come in Francia e in nuove come negli Stati Uniti o nei paesi latinoamericani. In realtà non vi era un tipo di passato, di tradizione religiosa, culturale o nazionale che rendesse un paese immune al fascismo, una volta che erano date le condizioni per il suo emergere. E quali sono le condizioni per il suo emergere? L'imminenza della catastrofe del mercato, appunto perché il mercato non riesce ad autoregolarsi. Il fascismo rappresenta, qui sintetizzo naturalmente quello che Polanyi argomenta in parecchie pagine, un po' lo strumento ultimo con cui la politica pone un argine, la politica che può essere di volta in volta o la politica di un governo o la politica di un movimento di opposizione, pone un argine coercitivo, un argine violento, un argine costrittivo, un argine che attraverso la colpevolizzazione di un nemico esterno riesce a creare un consenso di massa, realizzando una sorta di militarizzazione della società e in questo modo fermandosi un attimo prima della catastrofe economica e magari creando i presupposti per una successiva catastrofe politica. Ne siamo fuori? Proviamo a leggere un altro brano. Un paese che si avvicinava al fascismo mostrava dei sintomi, tra i quali non era necessaria l'esistenza di un vero e proprio movimento fascista. Questo è importantissimo. Non è detto che perché ci sia fascismo ci debbano essere dei fascisti. Cioè non è detto che perché ci sia fascismo ci deve essere un movimento che esplicitamente si qualifica in un certo modo. Cioè si può essere fascisti, il fascismo può vincere in un contesto in cui nessuno dice di essere fascista e tutti dicono di essere dei buoni democratici o persino a volte dei rivoluzionari. Segni almeno altrettanto importanti erano la diffusione di filosofie razionalistiche, il culto estetico della razza, la demagogia anticapitalistica, opinioni monetarie eterodosse, via l'euro, critiche al sistema partitico, denigrazione diffusa del regime o di qualunque altra denominazione del sistema democratico esistente. Vi ricorda qualcuno? A me sì.
Dunque, grazie Luigi Alfieri per questa interessantissima e importante relazione. C'è ancora un quarto d'ora, 20 minuti, penso che qualcuno di voi ha sicuramente voglia e desiderio di interloquire con il nostro relatore. Vedo già una mano alzata, Flavio. Prego. Interessantissime che professor Alfieri dicendo, volevo sottolinearne solo una. Stamattina sul Manifesto è apparso un articolo, non so se l'hai visto, di un'indagine che io mi ha sconvolto un po' e volevo sapere cosa ne pensavi. Nell'Agro Pontino, il giornalista del Manifesto racconta che da questa sua, diciamo, un'indagine da cui uscirà anche un libro, pare che i sicchi che lavorano nelle serre di quella che è una delle zone più produttive in agricoltura d'Italia, i sicchi vengono al mattino drogati per poter resistere 15 ore dentro le serre a quelle temperature. Io sono contadino, quindi so qual è la temperatura delle serre. Ecco, a me pare proprio che questo si attagli perfettamente con quanto tu dicevi. Cioè, noi nel 2014 sopportiamo senza. Io non ho sentito cose. Cioè, io quando ho sentito questo, sono andato subito a vedere l'articolo. In effetti, riguardavo qua se c'era il manifesto, non l'ho trovato, però insomma. No, ma l'avete anche la radio? Sì. Che droga dà? Non so, credo di poco costo, perché quello che perché sarebbe interessante scrivere. Credo che nel luogo qualcosa, capito, qualcosa nel testo. Qualcosa. Sì, ma quale droga? Questo non l'ha detto. Questo viene da pensare la cocaina. Sì, però la cocaina la dai un giorno per far lavorare 15 ore, il giorno dopo non te la puoi dare. Poi non solo, cioè ha sentito dire anche il bulbo del papavero. Oh, vabbè, papavero. Sì. Sì, magari se ci sono altre domande raccogliamo due o tre. Sì.
Dunque, facendo solo così una riflessione in questi istanti su quello che lei ha detto, e riprendo l'esempio dell'informatica come monopolio, potevo pensare, credo, al gas o tante altre questioni, immagino. E per cui siamo liberi, non siamo liberi da chi siamo governati, in termini non solo del nostro governo, e poi anche nella fase conclusiva. Lei ha letto a riguardo del fascismo, ma assomiglia molto a tanti altri aspetti, movimenti, non solo quelli più che è più facile pensare. Quindi di nuovo siamo liberi, ma allora non c'è la possibilità di libertà fuori da quella propria individuale. Grazie. Posso fare? Certo. L'anello di cura, se mi ricordo bene, perché non sono uno specialista, ma già quando l'avevo letto mi ero posto due domande. Primo, come facevano a sapere che a giornate e giornate di navigazione ci fosse un'isola? Prima cosa. Seconda cosa, se mi ricordo bene, c'erano l'oggetto che ritornava, infatti parlano di anello di Kula, sì. Quindi era lo stesso oggetto che... E poi era, a parte il fatto che sono rimasto affascinato dalla tua presentazione, te lo devo dire francamente, mi ha colpito enormemente per l'ampiezza e la profondità dei concetti. E un'osservazione che hai fatto, che io non avevo fatto quando avevo letto dell'anello di Kula, e se uno acquistava prestigio nella società visto questo scambio di doni, perché come dicevi non c'era un ritorno diretto economico, non c'era un baratto, non c'era nulla di tutto questo, però il prestigio già di per sé stesso non ha un valore economico. Il fatto di poter avere una donna più bella non è già un vantaggio economico, un vantaggio direi sostanziale. Tu lo sai, tutti i dibattiti sulla selezione della specie e sulla scelta, che poi in genere è proprio della donna, non dell'uomo. Forse si può cominciare a rispondere a questo primo gruppo, poi vediamo se c'è un secondo gruppo, magari al secondo forse conviene fermarsi. Oppure andiamo avanti, decido. Allora provo intanto a rispondere a questa domanda e poi vediamo se c'è ancora un secondo gruppo. A Fiorenzo Martini, non ho letto l'articolo del manifesto, adesso non so come tecnicamente la cosa si svolga, eccetera, ma insomma che cose del genere accadono non mi sorprende per niente. Se non fosse questo, sicuramente accadono cose equivalenti, se non peggiori. Certamente abbiamo a che fare, appunto nel caso dello sfruttamento della manodopera di immigrati in agricoltura, ma ormai in molti altri settori, forse più o meno in tutti, ad un passaggio verso gli aspetti probabilmente più negativi del capitalismo di un tempo. Uno degli aspetti che la società del welfare ci aveva illuso di aver superato, e non si può non notare come a un certo punto sia stato universalmente accettato come obbligo imposto dalla modernità, come innovazione, come flessibilizzazione, eccetera, 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 una sostanziale degradazione del lavoro e del lavoratore. Qualcosa che assomiglia molto all'abolizione appunto della spin ambulando law in Inghilterra a metà dell'Ottocento.
c'è un sistema di protezione sociale, c'è un sistema di garanzia dei lavoratori, ci sono limiti al licenziamento, ci sono garanzie salariali, eccetera, eccetera. C'è un sistema di welfare che viene costruito e questo certamente con un costo sociale elevato comporta comunque una garanzia delle condizioni di vita di una parte fondamentale della società. A un certo punto si decide, e più o meno tutti siamo d'accordo, di fatto, se non nei nostri discorsi, ma spesso anche nei nostri discorsi, a un certo punto tutti tranquillamente decidiamo che è un sistema vecchio, arcaico, inefficiente, che non ce lo possiamo permettere, che non è moderno, che non è innovativo, che non è dinamico, che non è flessibile, che è un insieme di lacci e lacciori burocratici che ostacolano lo sviluppo dell'economia, e insomma a un certo punto che un lavoratore debba avere diritto non soltanto a una condizione economica ma anche a un complesso di beni sociali, finisce per sembrare quasi un abuso, qualche cosa che andando contro l'economia va contro in qualche modo la natura lavorare stessa. E allora precariato trans, e allora libertà di licenziamento, e allora riduzione salariale, e allora disoccupazione di massa. Chiaramente qualcuno ci guadagna, ma è un sistema sostenibile? Oppure prima o poi si arriva alla catastrofe, o prima di arrivare alla catastrofe, per arginarla, per prevenirla, ci troveremo di fronte ad una qualche bella forma di fascismo, magari non troppo violento, magari non troppo in camicia nera, magari non troppo appariscente? O non sarà che ci siamo già da un po', da una ventina d'anni forse, dentro un fascismo che non si chiama così e che noi non chiamiamo così e che quindi bene o male ci va bene? Non sarebbe il caso di cominciare a pensare che invece di starci dentro potremmo provare a chiamarcene fuori? Non chiedetemi come, naturalmente sarebbe una cosa complicata e probabilmente non so come, ma insomma riconoscere che le situazioni in cui per poter lavorare in maniera economicamente utile bisogna farsi disumanizzare, non so se possiamo starci a lungo in una cosa del genere e non so se possiamo volere che i nostri figli ci stiano. Questo è il primo punto. Secondo punto, per quello che riguarda appunto il sistema dei monopoli e se siamo veramente liberi. No, non penso che siamo veramente liberi. Anzi penso che certi elementi che oggi vengono molto ideologicamente, oserei dire molto religiosamente, gabellati come sistemi di libertà, rischiano di essere i sistemi di schiavizzazione tecnologica del futuro. Probabilmente è meglio essere schiavi davanti al computer che essere schiavi nelle miniere di rame, d'accordo, però insomma sempre di essere schiavi si tratta, e la schiavitù peggiore è probabilmente quella in cui gli schiavi sono lì tutti contenti e giuditi davanti alla tastiera credendo di essere loro a comandare mentre il computer che comanda su di loro, e quindi sono loro le macchine che il computer manovra, e dietro il computer c'è sempre qualcuno che manovra e non necessariamente sa di manovrare, perché a un certo punto il meccanismo può diventare perfettamente impersonale e c'è chi può credere di essere un manipolatore mentre è un manipolato. C'è un bellissimo racconto di Asimov in cui si parla di una dittatura molto soft in cui c'è un dittatore che governa su tutti perché li ipnotizza, e poi si scopre che uno dei suoi sudditi ipnotizzato a propria volta ipnotizza il dittatore, e quindi non c'è assolutamente nessuno che sia libero in quella società, neanche chi comanda. E forse non è una cosa fantascientifica, forse la nostra è già una società in cui nessuno è libero, neanche chi comanda. Che poi questa non libertà possa avere anche degli aspetti comodi, per carità. Questo è indubbiamente vero, e se mi parlate di catene e di fruste, certamente le catene e le fruste sono peggiori, però non è detto che ci vogliano necessariamente le catene e le fruste per essere schiavi.
La domanda di Luigi Agnati riguarda appunto l'aspetto del Kula Rind, dell'anello del Kula, che è in effetti straordinariamente suggestivo, e tra l'altro è un costume di raffinata complessità, e già basterebbe questa raffinata complessità per smentire tutte le teorie sulla semplicità delle cosiddette culture primitive. Certamente alle origini del Kula sono origini remotissime, si parla di qualche cosa come 15.000 anni, forse più, c'è qualche cosa di cui non è rimasta memoria. Certamente saranno state scoperte nel corso di navigazioni casuali delle isole, prima sconosciute, si saranno stabiliti con esse dei rapporti che forse in un primo tempo erano rapporti di guerra. I miti, ci sono moltissimi miti che parlano del Kula in quell'area geoculturale, fanno riferimento al fatto che alcune di queste popolazioni con cui sta tranquillamente da secoli si stabilisce questo rapporto erano un tempo, o forse sono ancora nascostamente, pericolose e inquietanti. Alcuni dei partner di questa catena, di questo anello del Kula, vengono definiti come cannibali nei miti che ne parlano. Ed è abbastanza probabile, ma non abbiamo nessuna documentazione storica, che in effetti il Kula si sia innestato a un certo punto in un contesto di conflitti anche aspri, di guerra, proprio come strumento per impedire il conflitto, per contenerlo, per dargli un'altra forma raffinatamente simbolica ed eliminare la dimensione cruenta. Però appunto i miti sembrano comunque conservare una memoria del fatto che alcuni dei partner del Kula in altre epoche erano nemici, e nemici particolarmente temuti, considerati in qualche modo esseri appunto mostruosi, appunto cannibali o altre cose molto inquietanti. Quindi l'ipotesi che il Kula prevenga la guerra potrebbe forse essere anche storicamente, ma in via del tutto ipotetica, configurata come forse questo sistema di scambi simbolici si è innestato a un certo punto su una tradizione di guerra e è riuscito efficacemente a interrompere questa tradizione passando da una reciprocità negativa a una reciprocità positiva. Certamente sarebbe del tutto sbagliato pensare che il Kula non sia un sistema competitivo e anche conflittuale. Serve in maniera meno distruttiva ed esteticamente più raffinata e più gradevole a realizzare qualcosa che il potlatch realizza, cioè a ridisegnare continuamente le gerarchie. Sia le gerarchie a livello collettivo, a livello di popolazioni, proprio perché lo scambio obbligatorio non si può non scambiare, bisogna stare nello scambio anche se non sempre se ne ricavano dei vantaggi. Dal momento che non è possibile tenere per sé indefinitamente un oggetto particolarmente prestigioso, prima o poi inevitabilmente si sarà costretti a darlo in cambio di un oggetto meno prestigioso. Prima o poi ci si deve perdere, perché se non si accetta di perdere prima o poi non si può stare dentro l'anello. L'anello non si deve fermare mai, non può saltare nessuna delle sue componenti. Quindi bisogna stare dentro lo scambio anche quando non conviene, e perciò ci sarà qualcuno che per stare nello scambio dovrà accettare uno svantaggio, diciamo con una sconfitta, una perdita di prestigio. Ci sarà un momento in cui gli isolani di una certa isola appunto riescono a avere esiti migliori nello scambio rispetto agli altri isolani presso cui si sono recati, e questo in qualche modo significherà che per un certo periodo di tempo gli abitanti dell'isola X saranno più rinomati degli abitanti dell'isola Y, però la cosa è appunto compensata dal fatto di essere fluida, di essere puramente temporanea. Le gerarchie sono sempre in discussione, non sono mai stabili, e questo riguarda anche i rapporti interni. Certamente la partecipazione efficace al Kula serve ad acquisire prestigio, è uno strumento di carriera sociale, è uno strumento per salire nella propria società.
per avere fama, per avere prestigio, per avere rispetto, per avere riconoscimento, per poter sposare una donna più bella, per poter eventualmente ricoprire determinate funzioni o comunque per avere un riconoscimento. Non è che sia un sistema di scambi esenti da vantaggi. Certamente si cerca un vantaggio. Pensare che sia uno scambio disinteressato significherebbe privarsi di qualunque possibilità di capirlo, perché se lo scambio è disinteressato, perché si scambia? Cioè, se dallo scambio non si ricava nessun vantaggio e non si ha in mente un possibile vantaggio strategico nell'entrare nello scambio, perché lo si fa? Diventerebbe una cosa perfettamente inutile. Ora, il culo è una cosa molto estetica, molto raffinata, molto simbolica, ma non è una cosa inutile. Cioè, non è una cosa che non ha nessuno scopo. È una cosa che ha degli scopi, di cui i partecipanti sono perfettamente consapevoli e per cui elaborano una raffinata strategia diplomatica, che va dal modo di scolpire le poppe delle canoe, al modo di dipingere le vele, al modo di ornarsi quando ci si presenta agli ospiti, al modo di presentare agli ospiti gli oggetti che devono essere scambiati e così via. Certamente c'è anche un vantaggio competitivo nei termini della riproduzione. Un uomo che torna dal culo con un particolare prestigio sarà un uomo che le donne della sua tribù troveranno molto interessante. E quindi sicuramente avrà la possibilità, se vogliamo vedere anche il lato biologico della questione, che sicuramente c'è e incide, anche se in maniera credo inconsapevole, beh, è probabile che appunto i più bravi nel culo avranno più figli, che i più bravi nel culo lasceranno un'eredità biologica più importante rispetto agli altri. E uno che nel culo non riesce, probabilmente non riesce neanche in tutto il resto, probabilmente non riesce neanche nella riproduzione. Che tutto questo però sia economico, nel senso specifico di economia, cioè con un vantaggio in termini di mercato, diciamo con un vantaggio che sarebbe possibile monetizzare se ci fosse un sistema economico monetario, ecco, questo non mi sembra che possa effettivamente descrivere il culo. Quindi sicuramente vantaggi, certamente se siamo in un senso più vasto di economia, cioè come serie di comportamenti strategici miranti ad ottenere appunto un qualche vantaggio, allora il culo è economico. Ma se ragioniamo in termini di mercato, ecco, il culo è uno scambio ma non è un mercato. E appunto i partecipanti al culo ring lo sanno benissimo, siccome secondariamente commerciano anche, loro sanno benissimo come tenere distinte le due cose, e quando qualcuno entra nel culo in un'ottica mercantile, gli si dice: ma insomma, questo è un mercante, non è uno che fa culo. E quindi gli aspetti vengono tenuti molto distinti. So se possiamo fare un'altra serie. Una domanda magari, Claudio Razzi. Dunque, una domanda non è semplice. Dunque, abbiamo visto che il libero mercato porta allo sfruttamento delle persone e della terra, cioè delle risorse naturali, con tutti sì. I disastri che... Cioè, anche ambientali, e Polanyi ne parla poco, ma ne parla. Che vediamo anche in questi giorni, no? Però, nonostante che questa coscienza del fallimento del libero mercato, del capitalismo, sia ormai abbastanza, ne siamo persuasi anche ampi stati di economisti o anche molti politici, però non si riesce a trovare un'altra via, una terza via a questo, diciamo, al capitalismo moderno, insomma. Anche tentativi o teorie come per esempio la decrescita vengono abbastanza bollate come delle fantasie, delle illusioni, insomma delle cose un po' da sognatori. E allora la domanda è questa: se secondo lei perché non si riesce a trovare, quelli dove sono le resistenze per cui non si riesce a uscire da questo sistema che prova così tanti disastri? Forse perché chi detiene in mano il potere ha convenienza che tutto continui così, intanto che sia una grossa massa di poveri
da sfruttare dei terreni e delle risorse da utilizzare, forse non c'è convenienza a cambiare. E poi volevo sapere una sua considerazione in merito, perché non si riesce a trovare, o se ci sono delle realtà in cui si può pensare che c'è un germe di cambiamento. E a questo proposito faccio un esempio molto piccolo e modesto come esempio di cambiamento, però quello degli ecovillaggi, che sono delle realtà ovviamente piccole, di qualche massimo centinaia di persone, che vivono in comunità, che scambiano servizi e beni, che producono anche insieme, penso ad esempio a oggetti d'artigianato, servizi che si scambiano, oppure prodotti dell'agricoltura che continuano insieme, che poi in parte vengono, in gran parte autoconsumano. E come forma di società moderna, che poi in realtà non è altro che una ripresa di quello che anticamente si faceva nelle comunità di agricoltori piuttosto chiuse, e come modo anche per vincere le regole del mercato, che comporta che tutto abbia un prezzo, che tutto deve essere scambiato attraverso il denaro. Grazie. Beh, la domanda è molto complessa, è una domanda complessa, non può avere una risposta seria, cioè chi significa che non può avere una risposta in questa sede, non soltanto perché ci vorrebbe molto tempo, ma anche perché ci vorrebbe un relatore più capace di me o addirittura onnisciente, e quindi non sono in grado di dare una risposta che abbia un minimo di adeguatezza alla complessità della domanda. Posso provare a indicare alcuni aspetti che sicuramente sono solo una parte degli aspetti in gioco, e uno di questi è il fatto che c'è una sproporzione tra potere economico e potere politico. Il potere economico ha bisogno del potere politico perché certe cose le può fare solo attraverso la politica, ma il potere politico non riesce a governare il potere economico. Svolge una funzione sussidiaria, in qualche modo subordinata, strumentale. Basti considerare una questione di dimensioni: una multinazionale è più di uno Stato. Una multinazionale oggi ha un potere paragonabile a quello degli imperi, non degli Stati. Ed è chiaro che in un contesto in cui, tra l'altro, un soggetto economico come una multinazionale non è radicato in maniera esclusiva in un territorio e non è dipendente in maniera esclusiva da un potere politico, appunto, potendo spaziare di fatto in tutto il mondo, sfugge a qualunque possibilità di controllo. Ed è chiaro che segue logiche completamente diverse da quelle che potrebbe seguire un attore politico, perché si tratta pur sempre di produrre profitto. Non si può rinunciare a questo obiettivo fondamentale e dogmatico. Basti pensare a quella che è la politica ambientale. Da qualche anno, pochissimi anni, è accaduta una rivoluzione, per cui quello che veniva dato per scontato fino a pochissimi anni fa, cioè l'esaurimento degli idrocarburi e quindi la necessità assoluta di passare ad una diversa tecnologia basata su fonti rinnovabili, l'idrogeno, eccetera, questo non è più vero, perché con i nuovi sistemi di estrazione probabilmente si può andare avanti a estrarre gli idrocarburi ancora per due secoli, forse persino di più. Questo significa che ci sarà un enorme vantaggio economico nel investire lì. Non ci sarà nessun vantaggio economico a investire nell'idrogeno e quindi nessuno lo farà. Il problema è che tutto questo, altri due secoli ancora di petrolio e gas, noi lo pagheremo in termini di riscaldamento globale e probabilmente di catastrofe ambientali irreversibili. Ma chi è che ha la forza a livello mondiale per dire no, mettiamo un argine? Noi possiamo dire no, qui tu non scavi, benissimo, vado a scavare al Polo Nord. Quindi non risolviamo assolutamente il problema. Questa sproporzione tra potere economico e potere politico è tale che probabilmente soltanto soluzioni assolutamente rivoluzionarie e forse utopiche potrebbero riequilibrare questo squilibrio di potere. Cioè, in un sistema in cui il mondo è governato dalle multinazionali, gli stati non hanno più nessun senso. L'unica possibilità sarebbe che ci siano dei soggetti politici
di dimensioni tali e di spalle abbastanza forti da poter guardare le multinazionali negli occhi. Cioè noi avremmo bisogno di un sistema di multinazionali e imperi, non di multinazionali e stati. La categoria politica di impero andrebbe rivalutata, perché gli stati sono un inutile sciocco arcaismo. Parlare di stati è come parlare di tribù. È chiaro che in un contesto in cui la politica si esprime attraverso stati nazionali, significa una situazione di impotenza della politica rispetto a quella che è il vero potere. E purtroppo oggi la moda è contraria, oggi la moda è che l'Europa non va, bisogna ritornare agli stati. E purtroppo il rischio di ricaderci è molto ma molto concreto, e noi stiamo dando una buona mano per ottenere questo brillante risultato. Il risultato è che saremo governati da Google probabilmente. E siccome poi le multinazionali, come fanno tutti i monopoli, non essendo in concorrenza tra di loro, tendono a fare sistema, e questo significa che rischieremo appunto una sorta di dittatura economica mondiale, che non si presenterà affatto con il volto politico delle dittature, si presenterà con un volto molto morbido, probabilmente quello di stati democratici. Il problema è che gli stati democratici saranno di proprietà di soggetti economici multinazionali. Sostanzialmente è quello che già succede. Esistono stati di proprietà di multinazionali. Più o meno tutti gli stati del Sud America, più o meno tutti gli stati dell'Africa, sono certamente non in maniera esplicita, ma di fatto proprietà di multinazionali. Bisogna cambiare scala della politica. Assolutamente, non possiamo andare avanti con le nazioni. Sarebbe come pensare di risolvere i problemi tornando alle tribù. L'estrazione di idrocarburi dicono che anche sia una delle possibili cause scatenanti dei terremoti. Sì. Quindi è molto probabile, visto il modo in cui si estraggono provocando delle esplosioni sotterranee, cioè in ogni caso dei sismi potranno essere piccoli, ma quello sono, è perché siamo sicuri che sono piccoli o che non si possa creare un effetto di accumulo. E purtroppo, mentre prima potevamo pensare, fino a pochissimi anni fa, che la stessa pressione dei fatti orientasse verso un nuovo sistema, adesso bisogna fare i conti col fatto che l'attuale sistema può tranquillamente andare avanti per altri secoli. Il problema è se dopo ci saremo ancora. Bene, si è fatto tardi. Penso solo di interpretare il parere di tutti, dicendo di constatare quanto è bello passare una serata con un erudito. Luigi Alfieri, grazie per essere qui con noi. È bello passare una serata con